Una madre sola che deve fare due lavori e che trova ancora tempo per i figli suoi. Sì, il tuo miracolo! Un adolescente che dice no alla droga e poi acconsente dicendosi alla scuola. Sì, il tuo miracolo! Il sangue o un organo che poi sarà donato o quell'euro lasciato al clochard del vicinato. Una donna che denuncia l'abuso da un ragazzo o se era malmenata dal marito che era pazzo. Un abbraccio regalato a chi è solo e triste, a chi è desolato e per lui Dio non esiste. O aiutare qualcuno a sentirsi migliore, anche se gli hanno fatto a pezzi tutto il cuore. Il malvivente che torna su una buona strada, non fa più furti, è una persona brava. Questi sono miracoli realizzati da persone, interventi naturali, ma è un'umana azione. Una madre sola che deve fare due lavori e che trova ancora tempo per i figli suoi. Sì! Un adolescente che dice no alla droga e poi acconsente dicendosi alla scuola. Sì, il tuo miracolo! Il bullo che si pente e smette di far male, l'altro bimbo ne risente ma lo perdona uguale, perché sa che la pace vale veramente molto, perché la sua voce sovrasta tutto il mondo. Un paziente in coma e si risveglia dopo mesi, o la fine di una rottura che unisce più paesi. Tutti noi vorremmo un Dio per ciò che non possiamo, ma il potere non è suo, sulla terra noi scegliamo, come chi decide che la soluzione è vivere. Alla domanda posta, la vita voglio perdere? I miracoli sono scelte, fatte da una o più persone, ognuno fa la sua parte con un'umana azione. Una madre sola che deve fare due lavori e che trova ancora tempo per i figli suoi. Sì, il tuo miracolo! Un adolescente che dice no alla droga e poi acconsente dicendosi alla scuola. Sì, il tuo miracolo! Made by Quezzy.